Ciao a tutti gli amici di Tedrani.it, oggi vi parlo della Puma Velocity Nitro 2. Proprio ora che torno da fare un allenamentino di velocità sui 100, 200, 400 metri con le Deviator Nitro 2, la scarpa con piastra in carbonio e l'intersuola tutta in Nitro Foam Elite, mentre la Velocity Nitro 2 ha un'intersuola senza piastra e dotata di un'intersuola con due tipi differenti di gomma. Eva nella parte inferiore, quella bianca, e Nitro Foam, quella tutta bella colorata. E c'è una bella differenza tra le due, perché con questa, faccio un esempio, riesco a essere anche veloce di 10 secondi rispetto alla Velocity Nitro, grazie appunto a questa intersuola, a questa piastra, che per fare 100 metri mi permette di compierli solamente in 30 passi e mezzo, mentre con questa vado sui 32 e mezzo 3. Quindi la piastra aiuta in efficienza, perché vi fa allungare, e anche la gomma naturalmente, che ha una maggiore proprio propulsività di rimbalzo, quindi vi fa fare un passo più lungo e quindi compiere meno passi. Però questo non vuol dire che questa scarpa sia migliore, diciamo, di questa da un certo punto di vista, perché devo essere sincero, la Velocity Nitro 2 è una gran bella scarpa. Cioè, aspetta che butto questa un attimino, perché è una classica daily trainer, però pesa 250-255 grammi, quindi abbastanza leggera. Nella sua forma mi ricorda molto le Saucony Ride 13, e anche la calzata è molto simile, è molto avvolgente e piacevole, forse ancora più piacevole sotto un certo punto di vista. Mi piace tanto correre con questa scarpa a piede nudo, il contatto, le imbottiture sono adeguate al tipo di scarpa, il tessuto è un tessuto morbido, cioè sembra quasi il tessuto di un paio di pantaloni di velluto, per fare esempio, che si avvicina, e con una costruzione qui della tomaia con un semicalzino interno che ingloba questa linguetta, che è molto fine. Ecco, questa è una differenza ad esempio rispetto alle Saucony Ride 13, una linguetta che tagliata, sagomata, che quindi quando la calzate questi bordi vanno a seguire un po' quella che è la forma del collo del piede e dei vari muscoli quando andate a piegare, a muovervi. Ecco, non sentirete qualcosa che vi intralcia o vi costringe nel movimento. Da questo punto di vista, una volta messa al piede, questa scarpa è così comoda che veramente, cioè, me la tengo tutto il giorno ai piedi, perché ci sto veramente bene. E ci sto veramente bene anche in questa intersuola, questa gomma bigomma, che è molto molto comoda sotto il piede e dà molto piacere durante la corsa, perché lo devo dire, ci ho provato diversi stili di corsa, quindi ho provato appunto tipo di allenamento sui 100, 200, 400 sul chilometro, e poi anche quel tipo di corsa, o meglio jogging a 5,20, 5,30, passettino breve così a cazzeggio, e cioè ti dà veramente un piacere di corsa, sia quando si va piano sia che quando si va a accelerare, perché quando si va in velocità non la senti nemmeno. Cioè, è veramente una scarpa che quando alzi il tallone al sedere ti sembra di non averla, ma ti sembra di non averla anche per un altro motivo, che è positivo secondo me, perché ti sembra quasi di non essere piede nudo, ma insomma di sentire il piede che tocca terra, che lavora. Cioè, questa non ha la piastra che praticamente ti isola dal fondo e ti fa il lavoro di leva. Con questa scarpa tu vai a spingere, tu senti proprio il piede che preme su un fondo, in questo caso su questo Nitro Foam, e lo viene in maniera piacevole, che ti dà veramente un ottimo rilancio al momento della spinta. Quindi una veramente una rullata molto semplice. Ricordiamo, ha un drop di 10. A me il drop 10 non mi piace, anzi a volte mi fa anche male, eppure con questa scarpa sono riuscito a correrci e mi è piaciuta parecchio. Sia che vadi a correre, cerchi, perché non è tanto facile, di mezzopiede, perché con questo tacco insomma è difficile avere quell'impostazione lì, se no appunto quando si va a una certa velocità, ma per il resto anche andando a appoggiare di tallone
sia leva che riesce a essere abbastanza morbida al contatto col terreno, che la gomma nitrofoam, abbiamo un buon contatto a terra, una buona compressione, un livello di ammortizzazione veramente adeguato al tipo di scarpa, è piacevole. Io ripeto, questa scarpa è divertente, è piacevole a qualsiasi tipo di andatura, una scarpa che è comoda, quindi è comoda da portare, comoda in cui stare, anche a camminare, anche semplicemente a fare una passeggiata, e veramente a correre, molto piacevole. Penso sia, nella sua essere tradizionale, veramente una scarpa che ha un potenziale veramente eccezionale, quindi una scarpa per tutti i tipi di corridore che sono abbastanza evoluti e quindi possono correre in maniera agile, in maniera così ampia, anche di falcata, o che possono poi approfittarne per fare una sgambatina così di leggerezza spensierata, passo neutro naturalmente, e ha già un bel gran grip, perché poi c'è una grande suola rispetto a tante scarpe della categoria. Qui abbiamo tanta suola, tanto tassellino anche sporgente, che sul suo, anche sul leggero sterrato, vi dà sicurezza. Veramente un'ottima scarpa, soprattutto piacevole e divertente, la Puma Velocity Nitro 2.